Bentrovati alla Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di questa puntata. Nel 1945 i sovietici conquistarono Berlino. Ridotta ad un cumulo di macerie e con i suoi abitanti allo sbando e alla fame, la capitale del Terzo Reich fu condotta alla definitiva rovina dalle ultime sacche di follia criminale della dirigenza nazista. 17 lunghi giorni che segnarono la fine delle ostilità nel teatro europeo della Seconda Guerra Mondiale. L'inasprirsi dei rapporti tra i due blocchi, occidentale e sovietico, portò alla sciagurata decisione dei russi di innalzare nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 1961 un muro destinato a dividere per 28 anni la Germania dell'Est da quella dell'Ovest e a diventare triste simbolo di un mondo diviso dalla guerra fredda. La vita è un'attesa tra un esame e l'altro. Sergio Leone. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire Villa Rigoni Savioli ad Abano Terme. La facciata è a quattro semicolonne di ordine ionico che sorreggono un grande frontone. Al pian terreno si trova la cantina con volte a vela ed altri ambienti di servizio. La villa è circondata da un giardino e comprende tre broli e barchesse. Nel broro posteriore si trova un pozzo di acqua termale danneggiato durante l'ultima guerra ed una torre colombara. Vi si trova inoltre una cappella tuttora consacrata. All'interno molte stanze sono state affrescate da Gian Battista Zelotti, allievo del Veronese. Gli affreschi raffigurano scene bibliche o epiche o cavalleresche, allegoriche e mitologiche. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.